Ed eccomi qua. Allora, scusate un attimo che mi sto vedendo una. Scusate, mi stavo vedendo una puntata. Comunque, ho dei mal di testa allucinanti. Penso che sarà per causa della febbre. Però comunque devo andare a prendere tutta questa roba, perché sennò sicuramente non ne troverò più. Beh. Io ora mi vado a lavare, a vestire. Ci vediamo dopo. Sono scesa, ma il tempo non è quello dei migliori. Spero che arrivo. Vabbè. Diciamo che l'ombrello è abbastanza grande per sé. Ovvio. Allora, devo andare in posta a tirare i soldi e poi devo andare al Lidl, che si trova lontanissimo da dove abito io. Devo prendere la metro. Vabbè, ci vediamo dopo quando siamo lì. Ciao! Scusatemi che non ho fatto molto i video di Lidl, perché ho solo due mani e non ho preso il carrello, perché pensavo di prendere solo due cose e basta, ma sono in pratica più di due cose e basta. Sono due buste di roba, non so come li sto portando a piedi fino a Savoniano, però comunque. Ho preso pure un costumino già da per Halloween. E non vi spoilerò niente, perché comunque ve lo farò vedere quando vado su e vi faccio vedere quello che ho comprato. E mi è venuto a costare in pratica in tutto 24 euro e 10 centesimi. Ma essendo che è una volta all'anno che Lidl mette la roba di Halloween, ne ho approfittato a fare questo un po' di spesa. Io vado matta per la roba di Halloween, raga. Solo che non ho trovato la zucca quella la vera proprio, perché volevo far fare l'esperienza a mia figlia di far tagliare la zucca insieme a me e accenderla con la candelina, però non l'ho potuto fare. Ora sto andando a prendere la metro per tornare a casa mia. Mi voglio andare a casa mia, non la faccio più. Poi nello stesso tempo hanno messo, nello stesso periodo, questa giornata, hanno messo l'offerta sia della roba di Halloween sia per prodotti americani. I prodotti americani vado a prendere in secondo momento. Raga, io vado, ci vediamo dopo a casa, faccio vedere tutto quello che ho preso e ho comprato. Così vado in metro, sto tranquilla. A dopo. Sono la fermata dell'autobus, sto aspettando che mi viene a prendere mia sorella con la macchina, così me ne torno a casa con mia sorella. Mi sono passati due pullman proprio in una maniera esagerata, nel senso che sono passati due pullman che doveva venire a prendere mia sorella. Se poi se mia sorella non mi veniva a prendere i pullman, non passavano, questo è poco ma sicuro. E volevo comprare una zucca grande, ma non l'ho trovata, neanche mio marito l'ha trovata. E niente, aspetto qua che mia sorella viene dal Jumbo, che lei è andata al Jumbo.
l'aspetterò qui sotto all'autobus. Ve l'ho detto, se non veniva mia sorella i pullman non passavano. Sento che sta venendo, sono passati due. Va bene. Che dirvi? Ci sono parecchie macchine qua sotto la fermata che stanno aspettando i propri genitori, i propri figli. Ho preso un sacco di roba, che devo prendere ancora altra roba. Vabbè. Spero che questo vlog vi piaccia. Stasera penso che mangerò la pizza e le crocchette di pollo di Halloween che ho comprato. E poi dopo vi farò vedere. Vabbè, vi aspetto la sorella, ci vediamo dopo. Ciao. Ok, allora se sentite urlare perché loro che stanno parlando. Allora, iniziamo. In tutto ho speso 24 euro, non mi ricordo quando ho pagato un pezzo per parte, non mi ricordo. E iniziamo. Se, Giada mi fa iniziare, perché no? Allora, per primo ho comprato questa enorme zucca gonfiabile. Questo se me ne ricordo quando ho pagato tipo 3 euro. Poi ho preso questa, che questa contiene le caramelle all'interno. Vari caramelle, le calicca. Poi ho preso, dammi un attimo, questi fruttoli sempre di Halloween. Poi allora, poi ho preso queste crocchette di pollo sempre di Halloween. Poi ho preso questi occhi morbidosi, che dentro sono morbidi, ne escono 4. Poi ho preso questi enormi confezioni di popcorn caramellati. Poi ho comprato questo vestitino a mia, mia figlia, questo qua di Halloween, il fantasmino. No, no, non lo mettiamo adesso, con il cappellino scritto Boo vicino. Poi ho comprato questa busta di patatine. Poi aspetta, mamma. Aspetta, no, no, aspetta, aspetta. Non fa cadere il telefonino. Fai lo shampoo, fai lo shampoo. Questo è lo shampoo. Poi ho preso questi biscotti colorati. Oddio. Questi qua colorati. E poi ho preso queste enormi pasta di caramelle gommose. I ragnetti, perché quella Misty non ce li avevano. Apri l'occhio, sono andata io, non ce l'avevo. Ho preso i ragnetti. Ho preso un poco di tutto. Ora già mi schiatta le cose. Ok. E vabbè, raga. E niente, ho preso solo questo per adesso. Credo che in settimana andrò. Sabato andrò di nuovo, perché è finito il 28, non mi ricordo sabato quando è il 28. E vado a comprare il resto delle cose. Se riesco a trovare il resto delle cose di Halloween. Vabbè, io vi saluto qui, vi ringrazio di aver visto questo video. Vi mando un bacione grosso grosso. E noi ci vediamo a un prossimo video, a un prossimo vlog, a una prossima live. Ciao!